Per rialzate laterali, come faccio a non sentire il trapezio? Il primo punto è dove proiettare il carico. Nel senso che la tensione che voi date, la forza, è sempre tangente alla circonferenza. Che cosa vuol dire questo? Quando state qua, la forza che voi imprimete va in questa direzione, va verso fuori. Non dovete pensare a portare il manubrinato. Se voi pensate subito a portare il manubrinato, voi state pensando a imprimere una forza in questa direzione, ma in realtà la ponete di là. Quindi quello che fate è questo, automaticamente, anche se minimo. Quindi mettetevi qua e pensate a proiettare in fuori. Quindi il primo momento è fuori. In fuori un po' più in alto, in fuori un po' più in alto, e poi soltanto alla fine, tac, vado a chiudere. E il secondo consiglio, proprio quando arrivo a questi gradi, è immaginate come se il fulcro fosse un po' più spostato, cioè non fosse il fulcro qua sulla testa dell'omero, ma fosse un po' più avanti, sempre nell'omero. Perché questo? Perché dovete pensare a incassare la testa dell'omero in basso. Perché questo? Perché automaticamente andrete in alto. Quindi se io invece mi concentro e penso come se la testa dell'omero dovesse andare verso il basso, cioè man mano che io vado in alto, la mia testa dell'omero va verso il basso, allora vado in fuori, vado in fuori, vado in fuori. Quando arrivo in questa posizione, tac, vado a chiudere, ok? Non faccio quindi questo, ma vado a chiudere. Quindi incasso la testa dell'omero verso il basso. E ultimo, se sentite comunque il trapezio, è normale. Stiamo muovendo l'articolazione, la scapolo omerale. Quindi l'omero, per potersi muovere, ha bisogno di alcuni gradi di libertà permessi dalla scapola. Quindi ha bisogno che la scapola vada a extra rotare. Questo movimento lo fa il trapezio. Più che non sentire il trapezio, cercate di sentire al meglio il deltoide laterale.